Oprostite. V imenu stranke Slovenska skupnost, zbirne stranke Slovencev v Italiji, lep pozdrav in dobrodošli na letošnjem novoletnem sprejemu, ki zaradi posebnih razmer poteka preko spleta. Besedo predajam sedaj tehniku, ki bo na kratko obrazložil, kako poteka prevajanje. Prevajala bo gospa Aliče Maškovšek. Lep dober večer vsem. No, preden čisto zares začnemo z današnjim dogodkom, mi torej dovolite, da na hitro povem še enkrat nekaj navodil za poslušanje tolmačenja na platformi Zoom. Na zaslonu najprej najdete tipko Interpretation in za prevod, torej da bi slišali prevod iz italijanskega v slovenski jezik, morate izbrati možnost Slovenian. Če tipke slučajno ne vidite, morate aplikacijo nujno posodobiti na zadnjo različico, ki je trenutno 552. Funkcija je na voljo sicer le za tiste uporabnike, ki imate Zoom aplikacijo nameščeno na računalniku, kar je nujno, lahko pa tudi na mobilni napravi, torej tablici ali pametnem telefonu. Buonasera a tutti, iniziamo con le istruzioni tecniche per l'uso dell'opzione di interpretariato sulla piattaforma Zoom. Sullo schermo trovate il tasto Interpretation e per ascoltare la traduzione dallo sloveno in italiano dovete scegliere l'opzione Italia. Se il tasto Interpretation non appare, è necessario aggiornare l'applicazione. La versione corrente è la 5.5.2. La funzione è disponibile solo per gli utenti che hanno l'applicazione Zoom installata sul computer, tablet o smartphone. Grazie. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo s letošnjim programom novoletnega sprejema in torej vabim predsednika stranke Slovenska skupnost Petra Močnika, da pozdravi prisotno občinstvo. Hvala lepa. Spoštovani in cenjeni gostje, dragi somišljeniki in prijatelji, ki ste danes z nami povezani. Živimo v težkem času, ko je naše družbeno življenje zelo omejeno zaradi zaščite pred novim koronavirusom. Človek pa potrebuje druženje in stik, še posebej, ko gre za izmenjavo misli in mnenj, ki se tičejo družbenega in političnega dogajanja v širšem smislu. V čast mi je, da lahko kot predsednik stranke Slovenska skupnost vse skupaj toplo pozdravim in izrečem dobrodošlico na tem neobičajnem sicer srečanju naše zbirne stranke ob začetku novega leta. Hvala za vašo prisotnost, čeprav nadaljavo. Vsi si nadejamo, da bo leto, v katerega smo vstopili, dočakalo konec te nočne more, da bomo s pomočjo znanosti premagali, kar nas trenutno drži daleč od sorodnikov in prijateljev. Na Tržaškem se bomo kot stranka soočali s krajevnimi volitvami, pred kratkim smo obnovili paritetni odbor, ki skrbi za izvajanje že 20-letnega zaščitnega zakona za našo narodno skupnost, ki pa kljub temu ni bil še v celoti izpolnjen. Na evropski ravni se tudi srečujemo s težavami pri izvajanju pravic manjšinskih narodnih skupnosti. Na krajevni ravni pa moramo ohraniti dialog z vsako oblastjo, da se naše pravice uveljavijo. Zato smo se odločili, da preizkusimo puls našega stanja in se lepo zahvaljujem vsem, ki bodo posegli v tem smislu. Ljudje so naveličani slabih zgledov, obrekovanja, gospodarskih in drugih bremen, pomankanje idej in dejanj za izhod iz krize. Politika s tem nastrada. Temeljne smernice stranke Slovenska skupnost so od začetka jasne in veliko ljudi se nesebično trudi, da se uveljavijo na najboljši način za ohranitev članov, somišljenikov in volivcev, brez katerih nobena politična sila ne preživi. Usmerjeni smo v pluralno družbo, zavezani narodni tradiciji, slovenski besedi in naši avtohtoni prisotnosti od Alp do Jadrana. Želimo si prijateljstva in sprave. Pričakujemo spoštovanje, dostojanstva in pravic. Prepričan sem, da si to želi vsak izmed nas. Vsem voščim lep večer,
zdravo in uspešno leto 2021 in naj živi slovenska skupnost. Hvala lepa. Hvala predsedniku. V naši sredini pozdravljam goste, ki bodo nocoj sodelovali s prispevki na temo zaščita narodnih in jezikovnih manjšin, izziv za prihodnost. Temo smo izbrali ob letošnji 20-letnici zaščitnega zakona številka 38/2001 za Slovence v Furlaniji Julijski krajini. V tem smislu pozdravljam med nami predsednico European Free Alliance Loreno Lopez de la Cal, evropskega poslanca Südtiroler Volkspartei Herberta Dorfmana, podpredsednico FUN Angeliko Mlinar, deželnega svetnika Massima Moretuzza, slovensko senatorko Tatjano Rojc, poslanca italijanske narodne skupnosti Felice Žižo, ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklič ter predsednika dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliana Fedrigo. Vsem najlepša hvala, da ste sprejeli naše vabilo in da boste danes spregovorili na našem novoletnem sprejemu. Dovolite še, da v naši sredi pozdravim nekatere občinske upravitelje, pa tudi predstavnike civilne družbe. Z nami je županja občine Štavrjan Franka Padovan. Pozdravljam podpredsednika Tržaškega občinskega sveta Igorja Švaba, podžupana občine Devinna Brežina Valterja Pertota, občinsko svetnico v Gorici Nikol Turi, odbornika v občini Dolina Davide Štokovac, predsednico SKGZ Ksenjo Dobrila, predsednika SSO Valterja Bandlja, odgovornega urednika Primorskega dnevnika Igorja Devetaka in odgovornega urednika Novega glasa Jurija Paljka, ki nam sledi preko YouTube-a. V nadaljevanju bom pozdravil še ostale goste, ki se nam bodo v tem času še pridružili. Preidimo k naslednji točki našega programa in vabim sedaj k besedi deželnega tajnika in svetnika slovenske skupnosti Igorja Gabrovca, da poda svoj nagovor. Prosim. Hvala lepa, Julči, spoštovani vsi, dober večer in dobrodošli tudi z moje strani na tem tako neobičajnem novoletnem druženju. Desetletja je naša stranka Slovenska skupnost ob vsakem začetku leta zbirala svoje člane, prijatelje, iz leta v leto tudi več gostov, političnih in institucionalnih predstavnikov. Da smo si pogledali v oči, da smo si segli v roko, objeli, izmenjali ocene na ravno kar minulo leto in se zazrli predvsem v čas, ki prihaja. V čas, ki pride torej, v zimo, ki prehaja v pomlad in pomlad tu pri nas skoraj da vsako leto, tako kot v Italiji, prinese tudi take ali drugačne volitve. Tako bo tudi letos, kot je povedal predsednik, pa čeprav ta trenutek ni še gotovo, če bomo uprave Trsta in Mil in številnih drugih občin obnavljali pred poletjem ali tik pred jesenjo. Lansko novoletno srečanje se je odvijalo v Trstu, konca januarja 2020 v hotelu na Nabrežju, tik pred izbruhom pandemije. Pravzaprav je bil COVID že nekje na obzorju, vendar mislili smo, ali tako smo hoteli verjeti, da je stvar oddaljena, da je stvar na drugem koncu sveta, doma v deželi vzhajajočega sonca in da nam nič ne more. Pa vendar je bil COVID že med nami. Znanstveniki pravijo, da se je že več mesecev tiho, a nezadržno širil. Nekateri med nami smo ga spoznali kar neposredno. Veliko je naših najdražjih, ki jih je virusna okužba prezgodaj odtrgala od življenja. Številni naši prijatelji, sodelavci, številni so zaprti na lastnih domovih, kjer okrevajo, nekateri se zdravijo v bolnišnicah, spet tretji molijo, da bi virus prehitel cepivo. Vsem gre naša bližina in solidarnostni objem. Virus je pred slabim letom dni kar čez noč spremenil naša življenja. V letu dni so se spremenile naše navade, naši načrti, naša upanja. Spremenil se je način druženja, spremenil se je način komuniciranja, dela in šolanja.
spremenile so se naše prioritete. Virus nas je, na primer, naučil, da je učinkovit, zmogljiv, dinamičen in kvaliteten zdravstveni sistem element, ki opredeljuje naš občutek varnosti, vsaj toliko kot streha nad glavo ali prihranki na bančnem računu. Šolanje in delo na daljavo sta obelodanila naše zamude na področju tehnološke posodobitve digitalnih omrežij in računalniških oprem. Dolga leta smo odlašali in virus nas je po eni strani silil mirovanje, po drugi pa pospešil vrsto sprememb, ki bi se jih morda še dolgo ne lotevali. Po prvem lanskem valu in pomladi, ki se je spojila v sorazmerno zelo optimistično poletje, je jesen žal prinesla drugi virusni val in nato še tretjega, ko še konca drugega nismo zaznali. Pa smo tu, nekje na precepu, ko nam je virus še kar znan in istočasno še vedno prepoln neznank. Torej tu smo, zbegani, oddaljeni, sprejem slovenske skupnosti brez vsako leto pričakovanega družabnega zaključka. Eden od drugega bulimo skozi ekrane, a smo vendar tu. Vsak na svojem koncu, vendar povezani. Povezani, ker nas nekatere družijo vrednote, druge bolj skupni cilji, spet tretje nas druži sooblikovanje odločitev v javnih upravah ali zakonodajnih telesih. Večino pa nas družijo kar vsi trije elementi skupaj in to je najboljše. Letošnji spletni novoletni sprejem hoče zato biti sporočilo, da verjamemo v jutrišnji dan in da verjamemo, da vsi skupaj zmoremo. Pandemija nas je mestoma naredila bolj egoiste, tako kot je Evropska unija večkrat resno tvegala, da jo virusna preizkušnja spravi na kolena. Zapirale so se meje med deželami in državami. Vsak je začel na drugega gledati kot na nevarnost. Pa vendar nas je virus po svoje povezal. Povezal v isto skupno nesrečo. Ko smo začeli ugotavljati, da nihče ne bo varen, dokler ne bomo vsi skupaj bolj varni. Da je zaklepanje v lastne domove, ukinjanje letalskih povezav, zapiranje državnih mej začasno, kratkotrajno, ker se življenje mora nadaljevati v povezovanju in izmenjavi, da težavam lahko kljubujemo le skupaj. Nocojšnji ugledni gosti iz Italije, Slovenije, iz drugih evropskih dežel, ki bodo v naslednji uri prispevali svoje misli, so si med sabo zelo različni. Vsi smo si med sabo zelo različni, po jeziku, narodnosti, po političnih idejah večkrat. Vidim vas pa kot pisan mozaik, ki naj ponazarja Maurico, ki hočemo, tako si želimo, naznanja konec nevihte. Skorišnji konec nevihte. Minulo leto je torej bilo kozarec na pol prazen in na pol poln, kot vedno. Evropska pobuda Minority Safe Pack, ki jo je podprlo preko milijon podpisov evropskih državljanov in državljank, na to pa še velik del evropskih poslancev, je nepričakovano in nerazumljivo doživela hladno prho strani Evropske komisije, s katero se ne moremo in se nočemo sprijazniti. Prvi cilj za novo leto je zato, da paket zakonskih ukrepov v korist jezikovne, kulturne in identitetne raznolikosti stare celine skupaj mi in z vsemi vami in še z drugimi ponovno spravimo na pravi tir. Drugi cilj, ki naj nam bo skupen, je bolj državne narave, italijanski volilni zakon. Tako kot je zapisan, je krivičen ne le do manjših samostojnih političnih gibanj in do raznolikosti območij, ampak tudi do manjšinskih skupnosti, ki jih italijanska ustava, državni in deželni zakoni ter mednarodni sporazumi načelno ščitijo. Skupnost, ki je izrinjena iz zakonodajnih teles in javne uprave na naselitvenem prostoru, kjer živi, je posledično obsojena hiranju in izginotju. To že dobro vemo. Slovenska skupnost je zato kot stranka izoblikovala predlog, ki je natančen, strokovno podkovan, politično utemeljen in hkrati dovolj prožen, da se prilagodi na različne volilne modele. Nismo samo kritizirali, izoblikovali smo nek predlog in iščemo sogovornike. Čakamo sogovornike, pričakujemo si sogovornike. Cilj je preprost in jasen. Priznana in zaščitena narodno-jezikovna skupnost mora imeti pravico, da sama, demokratično, svobodno in suvereno izbira svoje zastopnike v rimskem parlamentu.
ne pa da je izbira prepuščena milosti ali nemilosti velikih vsedržavnih strank oziroma njihovih vsedržavnih vodstv, kot se zadnja leta pravzaprav često dogaja. Do tu torej polprazen kozarec, ki ga hočemo z vsemi vami skupaj torej napolniti. Polovično poln kozarec pa predstavlja nekaj pozitivnih premikov, tudi ti so potrebni seveda, ki smo jih vendarle spravili pod streho. Pred kratkim, kot je spomnil predsednik Močnik, je bil po poldrugem letu zavlačevanja vendarle umeščen nov paritetni odbor, ki predstavlja motor izvajanja zaščitnega zakona. In v zaščitnem zakonu je govor tudi o volilni zakonodaji, prva domača naloga torej za novega predsednika Marka Jarca ter vse njegove 20 članske ekipe, ki danes ponovno čestitam za izvolitev in torej za začetek dobrega dela. Stoletnica požiga Narodnega doma v Trstu je tudi po zaslugi obeh državnih poglavarjev, obeh predsednikov, zraven pa odlične slovenske diplomacije, usklajenega nastopa civilne in politične družbe, odprla novo poglavje, ki celo presega začetna določila zaščitnega zakona. Narodni dom se bo tako postopno vrnil namenom, zaradi katerih je bil mišljen in zgrajen. 100 let kasneje bo Narodni dom ne le trdnjava, temveč evropski svetilnik, ki ne kaže nove poti tudi mestu, kateremu pripada. Mesto Trst z neverjetnim potencialom, ki je večkrat dalo vtis, da nekoliko spava. Predsednik obeh držav sta s tihim in skromnim poklonom na dveh simbolnih krajih spomina in trpljenja v Bazovici nakazala pot premoščanja preteklosti, ki naj ne pogojuje prihodnosti. Korak v to smer bi bila objava skupnega zgodovinskega šolskega učbenika na osi že pripravljenega skupnega poročila zgodovinarjev izpred 20 let, tudi ta. Skupnim najvišjim odlikovanjem našega profesorja Borisa Pahorja sta predsednika potrdila tudi, da je svobodoljubje močnejše in plemenitejše od vsakega nasilja in zatiranja. 20-letnica postopnega, včasih res prepočasnega in škripavega uresničevanja zaščitnega zakona naj bo priložnost in izziv, da se zamislimo v pomen, ki ga za vse nas predstavlja ne le ohranjanje, temveč predvsem utrjevanje in razvoj kulturne, jezikovne, identitetne raznolikosti vsakega prostora, ne le našega. Raznolikost, ki ne deli seveda, temveč bogati in vzajemno oplaja. Za našo deželo je ta raznolikost biser, na katerega sloni tudi naša upravno-politična avtonomija. Potrudimo se torej, da obletnico, 20-letnico zaščitnega zakona posvetimo zarisovanju novih ukrepov, ki naj besede spremenijo v konkretna razvojna dejanja. Sanitarna plat krize bo prej ali slej dokončno za nami. Prehajamo torej krepko že v fazo kljubovanja družbeno-gospodarski krizi, ki kliče vse nas k odgovornosti. Kliče nas k novim pristopom do gospodarskega razvoja, ki ne more biti ločen od okoljevarstvenih dinamik in razmeri, ki niso več le modna muha za čudake. Poskusimo si zamisliti in osnovati nove modele gospodarskega in zaposlitvenega razvoja, ki naj postavijo v središče človeka njegovo osebnostno rast, zdravstveno ravnovesje in družinska razmerja. Torej, ne le razvoj za vsako ceno. Izkoristimo čas in priložnosti obnove po virusnem potresu, da v naših deželah, občinah, mestih in vaseh postavimo v ospredje vrednost občutka, da smo velike in majhne, a vendar nujno vzajemno povezane solidarne skupnosti, ne pa le večje ali manjše skupine posameznikov, garačev, tekačev ali preprostih potrošnikov. S to mislijo torej, ki je hkrati voščilo nam in vsem vam, prepuščam besedo našim uglednim gostom, ki se jih zelo, verjemite, veselim. Z obljubo, da letos odpadli družabni trenutek je le prenesen, naupajmo bližnji čas, ko bomo lahko v javnosti ponovno dobesedno sneli svoje maske. Hvala lepa. Hvala Igorju Gabrovcu za svoj poseg. V naši sredi dovolite, da pozdravim še župana občine Gorica, Rodolfo Ziberna, župana Špetra, Marijana Zuferlija, občinsko goriško svetnico Marilko Koršič, odgovorno urednico slovenskih programov RAI Martino Repinc. Pozdravljam tukaj vse izvoljene upravitelje in člane vodstvenih organov slovenske skupnosti. Pozdravljam tudi vse šolnike, ki so se nam pridružili. Z nami je tudi deželni svetnik Diego Moretti, ki ga tudi pozdravljam in se mu zahvaljujem, da se nam je pridružil.
Beseda gre zdaj, kot je napovedal naš tajnik, našim gostom, katere prosim, da se držijo predvidenega časa 5 minut, kajti glede na to, da imamo simultano prevajanje, imamo tudi nekoliko omejen čas. Ugodimo, mislim, prav je, da damo besedo predsedniku dežele Furlanije Julijske krajine, Massimiliano Fedrighi, ki se mu zahvaljujemo, da je danes tukaj med nami in mu predajam besedo. Prosim, predsednik. Grazie mille, grazie dell'invito. Purtroppo ci siamo abituati a incontri a distanza in questi mesi. Anche io mi auguro, come ricordava prima Igor Gabrovets, che presto potremo superare questo periodo per tornare non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista sociale a una normalità, perché oggettivamente, e come capirete anche da Presidente di Regione, la situazione mi preoccupa particolarmente. Non soltanto dal punto di vista sanitario, abbiamo superato momenti estremamente difficili, in particolar modo tra dicembre e gennaio, dove oltretutto, secondo i nostri epidemiologi, il Friuli Venezia Giulia ha avuto la seconda e terza ondata ravvicinate. Vediamo anche le difficoltà in cui la Slovenia è dal punto di vista del contagio. Tutta la nostra area, partendo dal Veneto, appunto Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, hanno avuto un periodo di particolare difficoltà. Oggi vediamo un miglioramento, però ovviamente la difficoltà non sono superate fino a quando non avremo a disposizione i vaccini per proteggere il più ampio numero di popolazioni possibile. Inizio con questa premessa perché condivido molto quanto diceva prima Igor Gabrovets, ovvero la pandemia ha rischiato e rischia di farci andare in un forte egoismo che si traduce anche, o meglio, si potrebbe tradurre drammaticamente anche in, proprio nella questione delle minoranze e nelle garanzie che vengono date alle minoranze. Questo noi dobbiamo impegnarci ad evitarlo al massimo. Perché con la scusa, diciamo, delle difficoltà generali non possiamo permettere di andare a non tutelare quelle minoranze che sono parte integrante della nostra comunità. Io questo tengo a sottolineare, come ho avuto modo di dire anche al Comitato delle Regioni, di cui faccio parte, a livello europeo, le minoranze non sono qualcosa da tutelare perché sono avulse rispetto al contesto sociale comunitario dell'Europa, ma sono parte integrante dell'Unione Europea, dell'Italia, del Friuli Venezia Giulia per quanto ci riguarda e così per i vari paesi europei. E su questo devo dire anch'io esprimere un dispiacere per quanto riguarda la legge elettorale, così come modificata, perché evidentemente fatta in questo modo e scritta in questo modo non può garantire la presenza del un rappresentante della minoranza slovena, ovviamente per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, all'interno del Parlamento nazionale. Io spero, e dico spero perché il Presidente della Regione ovviamente nel rispetto dei ruoli istituzionali e quindi anche del Consiglio regionale, però spero potremmo andare a rivedere la nostra legge elettorale regionale e trovare anche dei percorsi per tutelare anche una partecipazione autonoma il più possibile della minoranza slovena all'interno del Consiglio regionale. Su questo posso dare il mio contributo, non è ovviamente un'emanazione della Giunta la norma elettorale, ma in qualità di consigliere e con la capacità di moral suasion che ho in qualità di presidente, mi piacerebbe andare in una direzione nella quale, nella revisione complessiva della legge elettorale, che io credo sia necessario, penso alla parità di genere, su cui ovviamente dovremmo mettere mano quindi alla legge elettorale, penso alla tutela della rappresentanza della minoranza, si possa sicuramente trovare un percorso condiviso. Su questo, ovviamente, i passi avanti da fare per la tutela delle minoranze sono ancora molti. Sono ancora molti perché abbiamo visto anche in questo periodo di celebrazioni, dobbiamo continuare nel percorso fondamentale di cui la Slovenska Skupnost è stata protagonista, e per questo voglio portare i miei ringraziamenti, di riconciliazione tra le comunità rispetto alla storia che il confine orientale ha vissuto.
lo sforzo che ha fatto Regione Friuli Venezia Giulia, anche di mediazione, anche di moral suasion per quanto riguarda la Notre Dame, che ricordava prima Igor Gabrovets, penso voglia essere testimonianza che l'amministrazione regionale crede fortemente in questo percorso. E l'impegno di tutti deve andare in questa direzione, perché io credo che le differenze nella nostra regione, le lingue nella nostra regione, le culture nella nostra regione siano un arricchimento fondamentale, un valore aggiunto enorme che caratterizza il Friuli Venezia Giulia. Le diversità sono il motivo per il quale la ricchezza del Friuli Venezia Giulia è cresciuta negli anni. E parlo ovviamente, non parlo di ricchezza materiale, ma parlo di ricchezza culturale, parlo di ricchezza di comunità che si sono sapute incontrare e crescere insieme. Penso però che questo percorso, e vado veramente a concludere, non possa limitarsi semplicemente nelle buone intenzioni. Io credo che la parità etica debba avere un ruolo propulsivo in iniziative sia legislative che amministrative per trovare nuove soluzioni, nuove vie per arricchire il percorso che non c'è dubbio negli ultimi anni è stato intrapreso in modo importante, ma non può vedere semplicemente una fotografia di quanto è stato fatto fino ad oggi, ma deve vedere il percorso futuro che può portare all'arricchimento di questo. Per quanto posso prendere l'impegno io in qualità di Presidente di Regione, posso dire che nell'attuale amministrazione troverete un alleato per portare avanti queste politiche. Perché l'amministrazione regionale, in molte circostanze, seppur da punti di vista diversi, in alcune, ovviamente in alcune situazioni, però penso che l'amministrazione regionale abbia trovato un alleato importante nella Slovenska Skupnost proprio per cercare di risolvere il più possibile, dare soprattutto delle possibilità in più alle nostre comunità regionali. Quindi voglio portarvi il mio saluto, voglio ringraziare per questa iniziativa che penso, e veramente vado a concludere, ma dimostra ancora di più la sua importanza perché malgrado la pandemia l'avete voluta fare, l'avete voluta portare avanti seppur con metodi diversi. E questo penso che rappresenti un fattore di, diciamo, di merito, non di demerito perché non siamo in presenza, ma non arrendersi anche di fronte alla pandemia, continuare ad andare avanti in incontri sicuramente importanti per l'approfondimento di questi temi, io penso sia estremamente importante. È chiaro che un evento come questo deve trovare durante il corso dell'anno i motivi per alimentare quello dell'anno successivo e portare dei risultati per l'anno successivo. E spero che il prossimo anno appunto questi risultati possano esserci anche per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. Chiudo veramente, e prometto che lo dico l'ultima volta, chiudo veramente ma portando anche i saluti al Ministro per gli Sloveni nel Mondo, che ringrazio anche io ovviamente della presenza, agli europarlamentari, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali presenti e a tutte le persone che insieme a Regione Friuli Venezia Giulia vorranno portare avanti la tutela delle minoranze, ma io non parlo di tutela, ma di valorizzazione delle minoranze. Perché secondo me dobbiamo superare la parola tutela e pensare invece a una valorizzazione, perché ribadisco sono una ricchezza dell'Europa, dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia. Grazie. Hvala, gospod predsednik, za vaše besede. In sedaj preidimo k naslednji gostu našega večera in dajem besedo ministrici za Slovence za besedo, Eleni Jaklič. Dober večer tudi v mojem imenu, spoštovani ugledni, številni ugledni gostje, predsednik dežele Franije Julijske krajine, skratka vsi na tem novoletnem sprejemu slovenske skupnosti izbirne stranke Slovencev v Italiji. Živimo v časih, ki zahtevajo nove pristope in virtualni novoletni sprejem slovenske narodne skupnosti zagotovo sledi temu trendu. Vesela sem, da smo se danes srečali. Napovedani govorci, izpostavljena tematika pa zagotavlja pomemben vsebinski razpravo, ki je stvarnost Slovencev v Italiji postavlja v vseevropski okvir. V leto, ki je pred nami, slovensko narodno skupnost čakajo pomembni izzivi. Republika Slovenija, vaša matična domovina, vam želi pri tem stati ob strani. Z velikim veseljem sem vaša sogovornica in se že cel mandat trudim, da vaše pričakovanja, želje, težave prenašam tudi drugim resornim ministrstvom, tudi za bilateralne pogovore z Italijo. Slovenija ima pri tem
seveda utemeljeno moralno pravico, da se jasno zavzema za svoje narodne skupnosti v zamejstvu, saj je model varovanja manjšinskih pravic v Sloveniji lahko pravzaprav zgled vsem. Upam si celo trditi, da nobena evropska država ne nudi tako vsestranske celovite zaščite narodne manjšine na vseh področjih njenega življenja, kot je to pri nas v Sloveniji. Naj izpostavim le nekaj primerov. V Sloveniji si prizadevamo, da bi pripadniki obeh avtohtonih narodnih skupnosti, tako Italijanov in Mačarov, ohranili svoj materni jezik. Pri tem pa smo prepričani, da je to mogoče predvsem ali samo takrat, ko je jezik manjšine prisoten na vseh nivojih družbe, pozna pa ga tudi večinsko prebivalstvo. Poleg popolne dvojezičnosti, ki ne zajema le cestnih napisov, ampak vse javne napise, tudi napise zasebnega sektorja in civilne družbe, so na narodni mešanih območjih vsi uradni osebni dokumenti dvojezični za vse prebivalce, ne samo za člane manjšine. Tudi Slovenci tako v Istri in Pomurju imajo dvojezične osebne izkaznice, s čimer želimo pokazati na enakopravnost tako manjšinskega kot večinskega jezika. Aktivno znanje manjšinskega jezika se pričakuje tudi od pripadnikov večinskega naroda. Tako se na primer v štirih obalnih občinah tudi vsi slovenski učenci v šoli učijo italijanščino. Znanje manjšinskega jezika se pričakuje v vseh uradnih zadevah, kjer standard ne zadosti zgolj znanje en javni uslužbenec, ki zna manjšinski jezik, temveč se to zahteva pravzaprav od vseh. Slovenija to tudi finančno nagrajuje. Prepričana sem, da s tem manjšinska jezika na narodnostnem mešanem območju uživata vse priznanje, ki ga nek manjšinski jezik potrebuje, da preživi in se tudi razvija. In menim, da je tako tudi prav, da je to standard, ki bi morale slediti tudi vse sosednje, pa tudi vse evropske države. Drugo področje, ki ga želim izpostaviti, je materialna podpora organizacije obeh narodnih skupnosti v Sloveniji. Želimo si namreč kot država tudi, da imata obe narodni skupnosti urejeno gospodarsko podstat, da lahko živita in delujeta v svojem okolju, ter se, tako kot na področju jezika, tudi na področju gospodarstva razvijeta. V želji slediti temu cilju sledi tudi Slovenski regionalni razvojni sklad, ki ponuja vrsto razpisov za različne dejavnosti. Narodnima manjšinama zelo naklonjen je tudi model zagotavljanja političnega predstavništva. Ne le, da imata obe narodni skupnosti zagotovljenega vsak svojega poslanca v državnem zboru, volilni upravičenci se prištevajo k narodni skupnostima, imajo celo dvojno volilno pravico, kar je pravzaprav uniku. Tudi samo ustavno sodišče je potrdilo, da to, čeprav ni eksplicitno zapisano v ustavi, ni protiustavno, saj takšna pozitivna diskriminacija manjšini omogoča dejansko primerno politično težo, ki jo potrebuje. Zagotovljeno predstavništvo pa ni omejeno le na državno raven, ampak enako velja tudi na lokalni ravni. Ne nazadnje, zelo širokogrudna je tudi omejitev, da noben predpis, ki se dotika vprašanj narodnih skupnosti, ne more biti sprejet brez soglasja njenih predstavnikov. Manjšinski zastopniki imajo tu pravzaprav pravico absolutnega veta. Zakaj se še posebej želim izpostaviti ali pa sem izpostavila to vprašanje volilne zastopanosti? Ker je to pač trenutno zelo aktualno politično vprašanje v Italiji. Prizadevanja stranke Slovenska skupnost, da bi zakonodaja prinesla zagotovljen mandat za pripadnike slovenske manjšine ali vsaj udejanila olajšano izvolitev na način, da ta ne bi bila na kocki pri vsakih volitvah, se na žalost do sedaj še ni uresničila. Trenutno je vprašanje zopet odprto. Znotraj slovenske skupnosti poteka živahna diskusija. Stranka Slovenska skupnost je zelo potrdila, kot je že omenjal v uvodnem nagovoru tudi gospod Gabrovec, svojim sevinskim predlogom. Ko to vprašanje odpiramo na bilateralnem področju, je večkrat slišiti, da je volilna zakonodaja interna zadeva države. S tem se seveda popolnoma strinjam in zagotovo se Slovenija ne želi neposredno vmešavati v vsebinske formulacije, v tem konkretnem primeru recimo v volilni zakon. Saj si tudi mi v Sloveniji ne bi želeli, da bi nam druge države pisale našo zakonodajo. A kljub temu ima Slovenija vso moralno pravico, pravzaprav ne le moralno, pravico tudi dolžnost, da izraža pričakovanja, da bo Italijanska republika sprejela zakonska določila, ki bodo slovenski manjšini omogočala politično predstavništvo. Verjetno se lahko vsi strinjamo, da smejo iti naša pričakovanja upravičeno v smeri nivoja pravic, kot jih Slovenija zagotavlja za italijansko manjšino na svojem teritoriju. Slovenija daje zagotovo dober zgled sodelovanja med večinskim narodom in manjšinami. Predvsem pa je to tudi dokaz, da je mogoče sodelovati in sobivati in da pri tem ni nihče ogrožen. Tako se nihče v Kopru ali Izoli, se predstavljam, ne čuti ogroženega, ker tam živijo tudi pripadniki manjšine.
Nihče se ne čuti ogroženega, če poleg slovenščine kot maternega jezika zna tudi italijanščino. Če sem malo hudomušna, hecno bi bilo pravzaprav, če bi 62-milijonsko Italijo ogrožala manjšina z nekaj 10.000 člani. Če zmore to sožitje in sodelovanje majhna Slovenija, zmore to tudi, to sem prepričana, velike države. Potrebno bi bilo le nekaj več širine in poguma, to je politične volje za spremembe, ki bi zaščito in priznavanje manjšine dvignile na slovensko raven. V letu 21 slovensko narodno skupnost torej čakajo številne tudi druge naloge. Danes pač ni časa, da bi se vsaki ponudila. Želim vam le obljubiti, da bomo vsaki na uradu, pa tudi kot država, stali ob strani in je namenili posebno pozornost. Spoštovani udeleženci, za Slovenijo je slovenska skupnost zelo pomemben branik slovenstva na naši zahodni meji in spoštovan sogovornik. Želim vam uspešno in prijetno delo v letu 2021, kjer bi dosegli zadane cilje. Ob tem pa seveda lahko računate na vso našo podporo. Hvala in seveda lep večer še vsem nam tudi naprej. Najlepša hvala Artici Jakličevi na govor. Predno gremo na prihodnjemu naslednjemu gostu. Pozdravljamo v naši sredi tudi novo izvoljenega predsednika paritetnega odbora Marka Jarca. Sedaj pa predajam besedo predsednici European Free Alliance Loreni Lopez de la Cal. Prosim, predsednica, beseda je vaša. Dober večer, Arratsaldeon. Innanzitutto il mio ringraziamento nel nome dell'EFA per il vostro invito a questa tavola rotonda e come presidenta dell'EFA e come basca, un altro territorio di confine, è un piacere condividere con voi qualche idea. Friulani, sloveni, tedeschi, italiani nel Val Canale, sloveni di Gorizia e Nova Gorica, ma anche tanti altri territori in Europa come i tirolesi, ungheresi di Slovacchia, Romania, basche catalani sui due versanti dei Pirinei, frisiani, macedoni e tanti altri popoli in tutto circa 50 milioni di cittadini europei che vengono a arricchire la cultura europea con la loro diversità. Piuttosto che parlare di minoranze, noi preferiamo parlare di democrazia, perché il primo pilastro della democrazia è il rispetto e il riconoscimento della diversità. Democrazia e diversità considerate come un binomio indissolubile, perché l'obiettivo è quello di riuscire a costruire insieme delle società di progresso e convivenza per il ben comune di tutti. Il rispetto della diversità è la dorsale per tenere insieme il progetto europeo e l'idea basilare dei padri e delle madri dell'Unione Europea, perché ce n'erano delle madri anche, certo. L'autonomismo è lo strumento che rende autonome adulte le persone e i popoli, facilita la presa autonoma delle decisioni. Parliamo dunque di un empowerment individuale e collettivo. Parliamo di convivenza, di condivisione di valori, culture, lingue e tradizioni, non di escludere nessuno, al contrario, di arricchirci per via delle potenzialità di ciascuno. È proprio perciò che abbiamo scelto la parola in plurale, autonomie. Ma in pratica come fare? Da dove iniziare? La cultura non si può staccare dalla lingua, della conservazione della lingua. Nei Paesi Baschi la difesa della cultura tramite la lingua è cominciata nel nord del paese, in Iparralde. Nel sud, in tempi di Franco, l'insegnamento della lingua non era impossibile, era clandestino. Andavamo in scuola basca e nascondevamo i libri quando gente non conosciuta bussava alla porta. Allo stesso momento tiravamo su i giocattoli per far finta di giocare, non di stare ad imparare una lingua, perché l'insegnamento della lingua basca, l'euskera, era vietato. Non si tratta dunque di chiedere permesso, perché di solito il permesso non arriva mai. I diritti vengono esercitati, non mendicati. E sì,
la conoscenza ed uso della lingua ha progressato molto nella mia regione. Ad esempio, siamo passati dal 5% soltanto di parlanti in basco negli anni 60 al 30% che oggi parla il basco, più il 20% che lo capisce, perché il basco è una lingua molto complicata di parlare bene, dunque si capisce molto prima di parlarla bene. Dunque in tutto quasi 50% che possono seguire una conversa in basco. Ma badate bene, perché proprio ieri le Accademie delle Lingue di Galizia, Catalogna e i Paesi Baschi hanno pubblicato un manifesto comune per denunciare che la piena conoscenza del basco, gallego e catalano non è garantita dal sistema educativo. Chiedono di poter garantire allo stesso livello la conoscenza dello spagnolo e delle nostre lingue. Rivendicano il rispetto mutuo tra le comunità linguistiche ed esortano lo Stato spagnolo, e lo cito, a considerare la diversità linguistica come una ricchezza, un patrimonio da salvaguardare e promuovere, non come un problema che deve essere eliminato. Malgrado questo, cosa fare? Persistere e fare rete, ripristinando la forza della società civile. I territori di confini sono territori molto fertili, grazie alle loro culture, al patrimonio materiale ed immateriale. La diversità delle gastronomie, i circuiti brevi e la vendita diretta, il commercio locale, la protezione e valorizzazione dell'ambiente, il turismo slow, sono elementi che rafforzano i legami coi territori e l'autonomismo viene a rafforzare tutti questi legami. A noi in EFA ci piace parlare di un nuovo concetto, quello della geografia variabile. L'Europa non può essere vista come un insieme monocolore formato unicamente dagli stati. L'Europa deve essere vista attraverso un caleidoscopio per apprezzare la ricchezza della sua diversità, tanti colori, forme e configurazioni diverse che la arricchiscono, la rendono unica. A secondo le necessità e gli interessi, le regioni di confine e il territorio con una sua identità propria devono poter sviluppare i suoi legami senza i pesanti oneri amministrativi e politici imposti qualche volta dagli stati. Un esempio a portata di mano è la chiusura dei confini con la Covid. Di ondata in ondata si impara, certo. Da noi nella prima, per settimane, tutti i legami sono stati tagliati. Spesso la scuola è da una parte, l'ospedale dall'altra, la famiglia dalle due parti. Adesso la Francia e la Spagna hanno firmato un accordo per cui si stabilisce una corona di 30 chilometri per agevolare la vita delle persone che vivono nel confine. Ma bisogna dire che non è stato facile, è stato il risultato di una sostenuta pressione sociale avviata da tutti gli attori locali dal nord e dal sud del nostro paese. Un breve cenno per finire sui fondi di ricovero. Proprio la Presidenta della Commissione, europea chiede alle regioni sostegno per l'applicazione dei fondi, perché sa che l'onere amministrativo e la responsabilità della buona gestione ricade in fondo sulle regioni. Ma non è possibile continuare ad essere solo semplici esecutori delle politiche statali o europee, perché semplicemente questo non è democratico. Come dicevo prima, persisteremo perché le regioni vogliono essere parte della presa di decisioni, essere coinvolte in tutto quello che li riguarda direttamente. Questo è il senso dell'autonomismo. Siamo pronti e maturi per farlo efficacemente, e avremo tempo in questi due anni di dibattito sul futuro dell'Europa per dimostrarlo e per spingere una rifondazione dell'Europa, perché l'Europa è molto di più che i singoli 27 stati. Vala, eskerrik asko. Vala, predsednici Loreni Lopez de la Cal za besede in tudi za predstavitev situacije
v njeni domači državi. Gremo naprej in jaz še enkrat pozivam goste, da se čim kolikor je mogoče držijo 5 minut za posege in k mikrofonu, seveda virtualnemu, vabim našega prijatelja in evropskega poslanca Južnotirolske ljudske stranke, SVP, Herberta Dorfmana. Prosim. Buonasera, grazie Julian e buonasera a tutti. Fa veramente piacere il vostro invito, anche se questo è un formato digitale. È sempre fatto piacere essere per questa occasione tra di voi. L'anno scorso mi ricordo benissimo a Trieste, gli anni precedenti, sul vostro bellissimo Coglio. Quest'anno non è possibile, chi si sarebbe immaginato un anno fa quello che da lì a poche settimane sarebbe successo. Io non vorrei ripetere quello che è stato detto prima, chiaramente tutta la situazione di Covid ha messo sotto dura prova non solo l'Unione Europea, ma anche le minoranze linguistiche in giro per l'Europa. Una prima reazione, purtroppo fino ad oggi, gli Stati membri hanno subito alzato le barriere come se il virus, che chiaramente viaggia con le persone, è chiaro, però non viaggia più velocemente da una parte del confine all'altro rispetto che all'interno del mio Stato. Ci vediamo tuttora in tutta l'Europa davanti a delle restrizioni pesanti, che sono pesanti per tutti, ma sono pesanti soprattutto per chi deve vivere, per chi vive in una zona di confine come lo siamo noi, e dove anche la vicinanza con la cultura, con la gente, con gli amici dall'altra parte del confine è diventato molto più difficile. È stato chiaramente anche un momento difficile ed è un momento difficile per l'Unione Europea stessa. Io penso che con il Recovery Fund, che proprio in questa settimana, 3 giorni fa, abbiamo deliberato, votato definitivamente in Parlamento Europeo, abbiamo dato un segnale importante che l'Europa in questo momento c'è. E io penso che anche in Italia oggi questo Recovery Fund dà comunque speranza in questa situazione drammatica dell'economia italiana. Vorrei sottolineare anche quello che la Presidente Lefa ha detto prima. Io mi sono impegnato in prima persona per il ruolo delle regioni quando si parla del Recovery Fund, perché lo ritengo estremamente importante che le regioni siano coinvolte nella gestione di questo fondo. Chiaramente siamo in un momento anche di difficoltà per quanto riguarda le vaccinazioni, ma anche qui io sinceramente rimango ottimista. Io sono convinto che da qui a poche settimane avremo vaccinazione, materiale per vaccinare gli europei a disposizione. Chiaramente ci sono state difficoltà all'inizio però di somministrazione, però io rimango convinto e fiducioso che nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, la strategia delle vaccinazioni ci porterà fuori da questa situazione difficile. Chiaramente è stato un momento dove abbiamo parlato anche di minoranze. Volevamo dare una spinta importante con il Minority Safe Pack quest'anno, l'anno scorso, alla fine della seconda metà dell'anno scorso in Parlamento Europeo. Obiettivo purtroppo solo parzialmente riuscito, perché abbiamo avuto un momento importante, anche buono, da noi in Parlamento Europeo. Abbiamo avuto un hearing interessante, anche una larga condivisione. Siamo riusciti a fare una risoluzione propria del Parlamento, dove il Parlamento a grande maggioranza ha sposato il contenuto delle richieste del Minority Safe Pack, e dove abbiamo avuto dopo un dibattito intenso e non facile all'interno del Parlamento anche il sostegno di tutti i grandi gruppi politici del centro democratico del Parlamento Europeo. Purtroppo la Commissione Europea ci ha dato una doccia fredda, molto fredda, perché la risposta che la Commissione Europea ha dato al Minority Safe Pack, secondo me,
non è né di rispetto per una iniziativa dei cittadini in generale, perché se l'Unione, io sono convinto, se l'Unione Europea si dà questo, questo strumento dell'iniziativa dei cittadini, lo deve anche rispettare. Rispettare significa che se un milione di persone si sono messe a firmare, queste milioni di persone vanno rispettate. Non va fatto una decisione della Commissione dove la Commissione dice semplicemente che tutto va bene. E poi non è un rispetto per l'iniziativa stessa, perché eravamo consci del fatto che non su tutti i punti ci sarà il consenso della Commissione, però che la Commissione ritiene che tutto sia bellissimo e non ci sia nessuna necessità per intervenire semplicemente non condivisibile. Abbiamo fortemente criticato e stiamo fortemente criticando questa posizione della Commissione. Abbiamo scritto anche una lettera alla Presidente von der Leyen. Chiedo anche a voi ad intervenire. Io penso che dobbiamo assolutamente spingere la Commissione affinché rifletti su questa posizione che a mio avviso non è rispettosa dei sistemi democratici. Noi andremo avanti, questo il milione di firme rimane, l'impegno rimane e noi faremo comunque di tutto anche in quest'anno in Parlamento per difendere le minoranze linguistiche. E vi auguro veramente una bella serata, ma soprattutto un anno politico importante, interessante, e speriamo al più presto, senza pensare e parlare ogni giorno di Covid. Voilà, Herbert, za tvoje besede. Besedo predajam podpredsednici UN. Prav lepa hvala, Julian. Prav lepa hvala slovenski skupnosti za to povabilo in tudi z moje strani in v imenu FUEN vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za to iniciativo. Vsem nam je žal, da se tokrat ne vidimo v živo, ampak upam in vsi upamo, da se bo to kmalu spet dalo ustrezno zorganizirati. Čisto na kratko, jaz bi v bistvu nadaljevala tam, kar je uvodoma Igor Gabrovec rekel, glede na to, da smo si sicer vsi različni, imamo pa vsi zelo podobno življenjsko izkušnjo v tem zadnjem letu in ena izmed teh bistvenih življenjskih izkušenj je definitivno ta, da se videvamo po Zoomu, po takšnih online platformah in se na ta način pogovarjamo. To smo delali tudi znotraj naše organizacije FUEN celo leto in smo bili vseeno zelo aktivni, po svoje naporno, ampak tako pač je in s tem moramo zaenkrat živeti. Moj bivši kolega, evropski poslanec gospod Dorfman je že zelo obširno v bistvu opisal svoje stališče in mislim, da se vsi strinjamo z analizo, kar se tiče odgovora Evropske komisije na Minority Safe Pack. FUEN je bila v prejšnjem letu, tudi jaz osebno, zelo aktivna, kar se tiče te državljanske iniciative. Smo imeli ustrezne sestanke z vsemi organizacijami in predvsem tudi predstavitev v Evropskem parlamentu. Mislim, da je potekalo, oziroma vsi smo imeli občutek, da je bilo to vse precej uspešno, kakorkoli že je bil odgovor Evropske komisije več kot razočaranje in to, kar je moj predgovornik že opisal, tudi seveda strani FUEN potrjujem, da smo v eni situaciji, s katero se tako ne strinjamo in bomo seveda tudi nadaljevali to pot in ta milijon teh podpisanih oseb, ki so podprle to državljansko iniciativo, ni izgubljeno in strani FUEN se seveda tudi počutimo več kot odgovorni za vse te podpise, ob tem pa se počutimo tudi odgovorni za organizacijo, ki so zbirali te podpise, ker vsi vemo, da to ni enostavno in je to velik uspeh sam po sebi, da nam je uspelo zbrati pač več kot milijon
podpisal za to inicijativo, ki je vsebinsko izredno važna za narodne skupnosti v celi Evropi. Druga zadeva je, znotraj FUEN smo zelo aktivni v okviru delovne skupine slovenskih ali pa slovanskih manjšin, kjer je tudi slovenska skupnost aktivna in v okviru tega smo tudi poskušali v prejšnjem letu pač ustrezne formate prilagoditi pač potrebam in se zahvaljujem na tem mestu tudi slovenski skupnosti za vso sodelovanje in za prispevke. Na koncu bi pa rada še podala eno zelo pozitivno novico in sicer smo bili uspešni pri še eni državljanski inicijativi na evropski ravni in sicer za kohezijsko politiko za enakost regij in obvarovanje regionalnih kultur. Tudi tukaj nam je uspelo zbrati več kot milijon podpisov. To je še v poteku preverjanja, kakorkoli že izhajamo iz tega, da bo to v redu in potrjeno. In bomo tudi to zasledovali, podpirali in ustrezno poskušali spraviti v ustrezno politični format in s tem podprli narodne skupnosti tam, kjer jih lahko. Zaključila pa bi rada s tem, da bi vam rada čestitela slovenski skupnosti. Kot koroška Slovenka sem seveda vedno bila skoraj malo zavistna, kako zdrava in živa je narodna skupnost v Italiji in ta preditev danes dokazuje to, da ste dejansko več kot živi in aktivni in vam lahko samo čestitam. Hvala. Julči, audio. Oprostite, sem pozabil vklopiti mikrofon. Še enkrat se zahvaljujem Angeliki Mlinar za poseg in vabim k besedi senatorko Tatjano Rojc, prosim. Hvala lepa za besedo, spoštovano vodstvo in cenjeni člani stranke Slovenske skupnosti, spoštovane gostje, dragi prijatelji. Težko bi si lahko predstavljali, ko smo si pred dobrim letom segli v roko, da se bo čas tako obrnil, kakor se je. Vsa zahodna civilizacija, vsa Evropa, z njo mi vsi smo vključeni v najhujšo globalno preizkušnjo po koncu druge svetovne vojne. Novi koronavirus je spremenil naše navade, želje, stremljenja, zarezal globoke rane med tistimi, ki so utrpeli izgubo svojih dragih ali ki so zboleli. Naša narodna skupnost je še dodatno izgubila večji del tega, kar predstavlja podstat prisotnosti na teritoriju, kar jo oznamenjuje vse družbene dejavnosti. Vse to seveda ne bo ostalo brez posledic, saj se je socialna mreža z vsemi omejitvami na eni in na eni strani močno skrhala, na drugi pa spremenila medsebojne stike v nekaj precej razosebljenega, ki se omejuje seveda na internetno povezavo. Leto, ki je za nami, pa predstavlja tudi pomemben mejnik pri zasnovi bodočnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. 13. julija smo zaorali novo ledino s podpisom sporazuma o sprejemu lastništva stavbe Narodnega doma, ki svojim simbolnim in efektivnim pomenom predstavlja velik korak proti vse tesnejšemu sodelovanju med krovnima organizacijama, torej med tistima osebkoma, ki skrbita za organiziranost naše družbe in naših dejavnosti. Ob 20. obletnici sprejetja zaščitnega zakona ugotavljamo torej, da se je marsikaj spremenilo ali razvilo, marsikdaj tudi neodvisno od nas samih, in da so nekateri členi zakona 38 potrebni popravkov ali skrbi, da bi se njihova vsebina dokončno udejanjila. Naša Magna Carta je definitivno vrnila dostojanstvo najbolj izpostavljenemu delu naše skupnosti,
Slovencem v Videmski pokrajini, ki so končno tudi po zakonu enakopravni člani in členi slovenske narodne manjšine v Italiji. In vendar je zaščitni zakon, ki je bil gotovo sad dogovora med tedanjim političnimi silami, delno še neuresničen. Na to sem osebno opozorila skupaj z drugimi, ki so bili ob meni, tako predsednika Mattarello in Pahorja 13. julija, posebej predsednico senata in večkrat senatni zbor, ter pred nekaj dnevi povjerjenega vladnega predsednika Marija Dragija na pogovorih pred sestavo nove vlade. Ne smemo namreč pozabiti, da se naš zakon oslanja na princip Evropske listine manjšinskih in regionalnih jezikov, ki jo je Italija podpisala leta 1992, do danes pa še čaka na ratifikacijo. Zaradi tega sem na to temo skupaj z nekaterimi kolegi vložila zakonski osnutek, ki je ta čas v obravnavi v pristojni senatni komisiji. Še vedno čakamo tudi, da se povsem udejanji zapis imen in priimkov s slovenskimi črkami na uradnih dokumentih in to navkljub vsem opozorilom slovenskih političnih in družbenih predstavnikov. V mestnih središčih še vedno ni vidne dvojezičnosti. Prav tako ni urejeno vprašanje glasbenega pouka, za katerega sem prepričana, da je nujno potreben ena temeljnih pravic vsake narodne skupnosti, ker spada pač v resor šolskega sistema. V svojem parlamentarnem mandatu si ta čas prizadevam za spremembo 19. člena zakona o Narodnem domu, ki je seveda posledičen sporazumu z 13. julija. Predvsem pa spremljam vprašanje slovenskega parlamentarnega predstavništva, na kar so opozorili drugi pred mano, posebej ministrica, ki se ji res zahvaljujem za to. Na tem delam tudi v luči novega volilnega zakona, ki ga bo moral izglasovati parlament. 26. člen zaščitnega zakona nam daje podstat, ne daje pa nam nobene garancije. Z rezom števila parlamentarcev in novimi volilnimi okrožji bo vse težje, zato je stalni poudarek na tem vprašanju tudi na bilateralnih srečanjih med Slovenijo in Italijo še kako pomemben. Prav tako pomembno pa je, da ne pozabimo na deželni volilni in tudi zaščitni zakon. Slovenski predstavniki morajo svojim političnim nastopom zagotavljati pozornost in delo vseh institucij, od občin do dežele in države. Aduti, na katerih temelijo naše zahteve, so v Rimu premalo poznani. Študija profesorja Salberinija, o kateri je marsikdo omalovaževalno pisal in govoril, je dokument, ki v zgoščeni obliki opozarja in navaja dejstva, ki smo jih žal do danes debatirali v glavnem med sabo, le redko kdaj pa predstavili tistim, ki odločajo. Upam tudi, da se zavedamo, da so naši zavezniki le tisti, ki znajo prisluhniti in ki spoštujejo našo posebnost ter naše državljanske pravice vse po vojno obdobje do danes. Naj na koncu dodam še voščilo. Naj bo leto 2021 zdravo, uspešno in vedro za vse nas, v upanju, da kadar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo majak. Hvala. Hvala lepa, senatorka Tatjana Rojc, tudi za lep zaključek z našim Prešernom. Sedaj vabim besedi deželnega svetnika avtonomističnega gibanja Patto per l'autonomia Massima Morettuzza. Prosim. Dober večer vsem, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie davvero per questo invito. Un saluto a tutte le istituzioni presenti e a tutti anche i militanti della Slovenska Skupnost che sono collegati. È un piacere ed è un onore essere qui stasera con voi perché credo che questo percorso che stiamo facendo assieme anche dentro il Consiglio regionale come gruppi consigliari del Patto per l'autonomia e con Igor Gabrovec come consigliere rappresentante della Slovenska Skupnost sia in questi anni
davvero un percorso molto interessante. E credo che stasera, ecco, la mia presenza qui in qualche modo mi dà l'opportunità anche di dire le molte cose che abbiamo potuto condividere in questi anni che stiamo condividendo, le molte cose che abbiamo in comune. Sicuramente il fatto di essere dei movimenti autonomisti territoriali. Noi non potremmo esistere, non potrebbe esistere il Patto per l'Autonomia, non potrebbe esistere la Slovenska Skupnost senza il rapporto con i nostri territori, con le nostre comunità. Altri partiti e movimenti possono permettersi, ecco, di cambiare in base a quello che succede a Roma piuttosto che a Milano o in altri luoghi. Noi non potremmo essere qualcosa di scollegato rispetto a quello che è il nostro territorio, perché magari i governi passano e invece le comunità rimangono. Il nostro compito è quello di dare voce e rappresentanza ai nostri territori, alle nostre comunità. Abbiamo in comune il fatto che cerchiamo di dare rappresentanza alle diversità del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia, regione che è un incrocio da sempre di popoli, di culture, di lingue diverse, e io credo sia la cosa più affascinante, più straordinaria della nostra terra. In questo senso è bello in aula il fatto che nell'aula del Consiglio regionale, quindi la massima istituzione del Friuli Venezia Giulia, che siamo io e Igor Gabrovets quelli che parlano nelle lingue diverse dall'italiano. Io parlo in friulano, Igor parla in sloveno, ed è credo un valore in sé, non solo per rivendicare il diritto a parlare nella nostra lingua madre, che già di per sé è una cosa importante, ma è, io credo, un dovere morale, perché dentro quell'aula è importante far sentire le diversità e le lingue delle nostre minoranze, perché quella sede, che è la sede massima dell'espressione democratica del nostro territorio, della nostra regione, ha bisogno, io credo, di queste diversità, e quindi continueremo a farlo sicuramente, anche se qualcuno ogni tanto storge il naso perché dice che le lingue minoritarie non sono poi così indispensabili. Noi invece crediamo che siano assolutamente uno degli elementi della democrazia, come diceva prima bene Lorena Lopez. Abbiamo insieme la militanza comune dentro l'EFA, dentro l'Alleanza Libera Europea. In quel contesto noi ci siamo ritrovati, la Slovenska Skupnost fa parte dell'EFA da tempo, noi abbiamo aderito dalla fine del 2020, per noi è stato un passaggio molto importante perché crediamo che l'Europa oggi sia un ideale per noi irrinunciabile. Noi che abbiamo subito i confini del Novecento, costruiti in modo artefatto da altri in questa terra, sui nostri popoli, non possiamo che guardare l'Europa come un grande ideale e una realtà che è per noi irrinunciabile. Noi che dall'Italia veniamo vissuti come quella cosa, quell'appendice in alto a destra, ma in realtà noi siamo al centro dell'Europa, noi siamo qualcosa che sta nel cuore di una geografia a confini variabili, come diceva prima Lorena Lopez, ma che ci vede protagonisti di questa Europa che ci piacerebbe magari anche un po' diversa da come la vediamo. Chi è intervenuto prima di me ha descritto perfettamente cosa è successo con il dibattito sul Minority Safety Pact, ed è sicuramente qualcosa che non ci piace, ma questo non vuol dire rinunciare all'ideale europeo, vuol dire lavorare tutti assieme per provare a cambiarlo e a migliorarlo. Abbiamo la necessità di lavorare assieme per combattere i nuovi nazionalismi. Non possiamo nasconderci il fatto che purtroppo c'è ancora chi lavora appunto per riproporre idee antiche che hanno fatto male, hanno ferito i nostri popoli e le nostre terre, e c'è il rischio, ecco, che nascano nuove contrapposizioni, che le diversità vengano vissute non come un valore ma come qualcosa che deve essere combattuto. Ecco, io credo che sia importante continuare a lavorare assieme perché abbiamo tanti temi comuni e condivisi da portare dentro il dibattito. Io credo che questo sia un ruolo fondamentale per movimenti e partiti autonomisti come il Patto per l'Autonomia, come la Slovenska Skupnost e come gli altri che a livello europeo stanno lavorando in questa cornice, perché dobbiamo far sentire assieme la nostra voce. Ci sono tante possibilità per riuscire a portare le nostre istanze dentro il dibattito, e questo è fondamentale. Poi, se riusciamo anche a produrre delle buone norme laddove siamo presenti dentro le istituzioni, ancora meglio, ma credo che sia importante farci sentire, perché il dibattito, in particolare in questo momento così difficile,
dopo questa fase di pandemia, che ci auguriamo si possa superare più presto possibile, avrà bisogno davvero della diversità, della voce di tutti e della capacità dei territori, delle comunità, della nostra regione di farsi sentire fino in fondo. Grazie di nuovo a tutti voi per l'invito e davvero un buon 2021 alla Slovenska Skupnost e a tutti i suoi partecipanti. Lepa, želimo svetiku Massimo Moretucu. Čas za zaključek današnjega večera ima poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije, Felice Žiža, kateremu se zahvaljujemo za prisotnost. Gospod Žiža, vam beseda. Evo, dober večer, me slišite? Mikrofon je užgan. Me slišite? Ja. Slišimo. Evo, hvala, hvala za povabilo, tudi z moje strani pozdravljam vse prisotne. Pozdrav prenašam tudi strani italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Zahvaljujem se predsedniku slovenske skupnosti Petru Močniku in Igorju Gabrovcu za povabilo, za sodelovanje in za veliko prijateljstvo, ki veže italijansko narodno skupnost v Sloveniji z slovensko narodno skupnost v Italiji. Ecco, continuerò poi in italiano. La comunità nazionale italiana è veramente riconoscente alla slovenska skupnost, ma a tutti i connazionali, appartenenti alla comunità nazionale slovena in Italia, per la grande amicizia che ci lega e per la grande collaborazione che si è sviluppata nei decenni e si sta sviluppando e consolidando sempre di più negli ultimi anni, ma non solo a favore delle nostre comunità, ma come si parlava prima di Europa, ma anche a favore del dialogo, della convivenza e dell'integrazione in questo territorio qua transfrontaliero così importante che ci unisce nella costruzione di tanti valori europei, tra cui i più importanti sicuramente sono il pluralismo e la democrazia. Tanti bei discorsi fatti questa sera, devo dire che gli interventi sono stati molto importanti tutti. Mi è piaciuto tanto anche l'intervento della ministra per gli sloveni all'estero, la Helena Jaklič, e devo dire e confermare che in effetti anche noi come comunità nazionale italiana stiamo combattendo e abbiamo combattuto e continuiamo a combattere per avvalorare e per portare avanti le richieste legittime della comunità nazionale slovena in Italia per quel che riguarda il diritto al seggio specifico o alla rappresentanza nelle due camere del Parlamento italiano. Non per ultimo, nel mese di ottobre dell'anno passato, con la delegazione slovena capitanata dal Presidente della Camera di Stato Igor Zorčič, ero presente anch'io e abbiamo fatto visita sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Era presente ai colloqui anche l'allora presidente della Commissione Costituzionale, l'onorevole Brescia. Adesso, con l'impasto del governo, probabilmente ci sarà qualcun altro, immagino. Era presente anche il presidente, l'onorevole Bianchi, il presidente del tavolo di amicizia italo-sloveno, e si è parlato di legge elettorale con le proposte fatte da voi affinché questo seggio garantito venga in qualche modo messo all'interno della legge, anche se in un periodo successivo dovrebbe essere inserito anche nella Carta Costituzionale italiana. Quello che è importante, e io sono andato a Roma proprio per questo, per portare l'esempio positivo che la Slovenia, come diceva anche la stessa ministra, ha nell'ambito, nella tutela e nella promozione dei diritti delle due comunità autoctone italiana ed ungherese in Slovenia. Quindi seggi garantiti non solo al Parlamento, ma anche a livello dei seggi comunali, come vice sindaci e consiglieri comunali. E quindi
possibilità di avere il doppio voto, che è praticamente caso unico in Europa, che gli italiani autoctoni in Slovenia hanno la possibilità quindi di votare sia per il partito politico durante le politiche che per il proprio rappresentante al seggio specifico. Questo vale anche per i consigli comunali. Per quello che riguarda invece i diritti acquisiti della comunità nazionale italiana per l'insegnamento della lingua nelle scuole di maggioranza, per il fatto che tutti i cittadini residenti nel territorio nazionalmente misto effettivamente parlino la lingua italiana, purtroppo non è tanto vero, e qua sta parte della grande battaglia che stiamo facendo negli ultimi anni, perché l'insegnamento, la qualità stessa, le ore di insegnamento, i testi, i programmi della lingua italiana nelle scuole slovene negli ultimi decenni ha perso di importanza, e la qualità stessa della lingua parlata dei ragazzi giovani, dove prevale l'insegnamento della lingua inglese, purtroppo, perché sappiamo che oramai i giovani vivono sui social, quindi sta progressivamente calando, e anche perché c'è un'immigrazione progressiva da altre parti della Slovenia, ma anche dalle ex repubbliche jugoslave, quindi le difficoltà dell'attuazione dei diritti stessi ce le abbiamo anche noi sul territorio, anche se la Carta Costituzionale e le leggi sono veramente ideali e probabilmente tra le migliori in Europa. Ed ecco qua che noi, accanto alla comunità slovena in Italia, siamo sempre pronti a lavorare per quello che è l'approvazione e la... non mi viene adesso il termine, la non discriminazione dei vostri diritti con i nostri, ma renderli paritetici, ma in senso positivo. Tutto quello che noi abbiamo come diritti superiori ai vostri, lavoriamo affinché anche voi otteniate quello che effettivamente in Slovenia già funziona. E l'attuale governo sloveno, ma anche i precedenti, ma devo dire che soprattutto l'ultimo governo sloveno ha fatto tappa sia come delegazione a Roma, ma anche la diplomazia italiana ha fatto visita più volte alla Repubblica slovena, e devo dire che praticamente sul tavolo di lavoro era sempre presente il tema della nuova legge elettorale per quel che riguarda la vostra rappresentatività presso le due Camere del Parlamento. Quindi la Slovenia sente molto questa vostra richiesta, questa vostra mancanza, come la mancanza di altri diritti che possono essere anche quello dell'insegnamento obbligatorio della lingua slovena nel territorio in cui vivete e tanti altri. E devo dire che sicuramente la Slovenia è vicina a voi, la comunità nazionale italiana è anche molto molto vicina a voi, e credo che lavorando insieme questi obiettivi siano assolutamente raggiungibili, ma certi probabilmente a lungo termine, altri in termini di tempo sicuramente più brevi. Volevo fare un cenno anch'io a quello che è stato l'evento o i due eventi che hanno caratterizzato il 2020. Sicuramente il più importante è l'atto simbolico di riconciliazione fatto dal presidente Mattarella, dal presidente Pahor davanti ai monumenti di Basovizza, cosa che ha in qualche modo improntato in maniera indelebile la realtà dei nostri due stati, delle nostre due comunità e del nostro vivere, segnando quella che è la strada futura da percorrere tutti insieme. L'altro evento, l'avete nominato anche voi, è la restituzione del Narodni Dom alla comunità nazionale slovena, cosa che ci ha fatto un immenso piacere. Bisognerà lavorare sicuramente ancora avanti per rendere effettiva la cosa, ma avete la senatrice Reutz che sta lavorando bene e sicuramente i risultati saranno raggiunti a breve. Non per ultimo, per concludere, vorrei salutare anche i due presidenti delle associazioni che rappresentano la comunità slovena in Italia,
Walter Bandel, presidente dell'SSO, e la Xenia Dobrilla, presidente dell'ESCAGESE, con i quali abbiamo lavorato e lavoreremo. Abbiamo lavorato recentemente anche ottenendo un risultato formidabile, sicuramente dovuto alla loro attività e alla nostra attività congiunta giovedì scorso, quando per il problema Covid e il passaggio dei confini di Stato tra Italia e Slovenia, la Slovenia ha inserito nel nuovo decreto i tamponi anche per tutti i lavoratori transfrontalieri, nonché per problemi sanitari, personale docente, studenti. Ecco, in meno di 24 ore, con un'ottima sinergia tra voi e noi, e con il ministro per gli sloveni all'estero e col ministro degli interni, siamo riusciti a far modificare il decreto in meno di 24 ore. Un'altra novità, che la vedremo domani, ma sicuramente siete tutti già informati, con l'attività della comunità nazionale italiana. Io in qualche modo in prima fila, sempre a contatto con il ministro Kois, dopo l'ennesimo tentativo dell'ultimo mese, siamo riusciti a farci ascoltare per togliere i punti di controllo sui confini italo-sloveni, e quindi da domani mattina i confini saranno liberi. Chiaramente però bisognerà passarli in conformità e nel pieno rispetto delle regole, dei decreti sia sloveni sulla prevenzione, sulle misure di contenimento del Covid, sia sul decreto del DPCM italiano. Quindi non è che si potrà passare il confine tranquillamente come se tutto fosse passato, però almeno, ecco, l'autostrada non sarà più barrata e controllata per tutte le automobili. I controlli avverranno sul territorio come avveniva fino adesso in Italia. Un'altra cosa che sarà molto importante per il lavoro di quest'anno e il lavoro futuro, nel nostro programma di collaborazione con la coalizione di governo abbiamo tra i vari punti stilato anche il programma per le attività nell'ambito della programmazione dei progetti europei, e ci è stato confermato per i prossimi 7 anni 1 milione all'anno di fondi che verranno coperti completamente per la parte propria anche dal bilancio dello Stato, e quindi fondi che andranno a migliorare quelle attività nella zona transfrontaliera, quindi anche tra la minoranza italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Quindi ci aspettano 7 anni di intenso lavoro per promuovere e valorizzare l'identità, la cultura e la lingua di entrambe le nostre due comunità. Direi che è un fattore molto positivo, e verrete contattati sicuramente dalle nostre istituzioni in modo che si parta quanto prima, chiaramente quando l'Europa darà luce verde e chiarirà tutti i punti fondamentali per poter fare i bandi per i progetti stessi. Ecco, io vi auguro veramente un buon lavoro quest'anno, che il Covid passi veramente quanto prima, che i vaccini comincino a venire a fluire in maniera molto più cospicua nei nostri territori, nei nostri stati, in tutta Europa, affinché tutte le persone vengano vaccinate quanto prima, perché si sa che se la vaccinazione non riusciremo a farla entro la nuova stagione fredda, entro ottobre-novembre, poi le mutazioni sono sempre più frequenti, e quindi veramente qua l'Unione Europea e il Consiglio Europeo con tutti gli stati dovranno lavorare tanto affinché si instaurino altri punti di produzione del vaccino, affinché questo si velocizzi quanto di più. Ecco, grazie nuovamente dell'invito e buon lavoro a tutti. Najlepša hvala poslancu Feliceju Žiža za svoj poseg in za svoje dobre novice. S tem posegom, dragi gostje, dragi poslušalci, se je letošnji novoletni sprejem stranke Slovenske skupnosti tudi zaključil. Bilo je povedano več stvari in pokazalo, kako so jezikovne in narodne manjšine pomembne za naš prostor in za Evropo. Žal nam je, da je prišlo do spremembe v vrstnem redu in da sedaj tudi ni mogoče biti z vami še nekoliko v družbi. Vendar je prav, da se držimo zdravstvenih predpisov.
Vsi srčno upamo, da se bomo lahko čim prej spet normalno družili in da bo spet mogoče organizirati novoletne sprejeme kot običajno. Zahvaljujem se nocojšnjim gostom za njihove posege in pozdravljam vse medije, ki ste nam sledili in ki boste o tem dogodku poročali. Posnetek nocojšnjega večera si bo mogoče v prihodnjih dneh ogledati tudi na Facebook strani Slovenske skupnosti. Zelo se zahvaljujem prevajalki Aliči Mačkovšek za odlično prevajanje in hvala tudi, da ste ustrajali, da smo šli čez predviden čas. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili z nami in vam voščim prijetno nadaljevanje večera in tudi še lepši konec tedna, čeprav mrzel. Vse naše člane, pa tudi ostale, spomnim, da je v teku učlanjevanje oziroma obnova članstva v stranko in tudi, da je do 31. marca možno podpisati za predlog zakona proti fašistični in nacistični propagandi. Podpise zbirajo tudi naši izvoljeni predstavniki, zato se lahko obrnete do njih. Torej še enkrat lep večer in ostanite zdravi. Hvala lepa.